Paziente Gigino, del 62, iperteso, cardiopatico, ore 9, chiama perché riferisce un peso al petto di nuova insorgenza. Devi capire che la procedura di reperimento di un accesso vascolare periferico, quindi mettere un CVP, è vissuto da molti professionisti come una misura delle loro capacità. Ci sono dei trucchi e degli accorgimenti che possiamo prendere che fanno la differenza tra una procedura riuscita e una no. Sì, ma come si fa? Ciao, sono Ciuffo, sono un infermiere. Dedicare del tempo a spiegare la procedura, perché è necessaria e quali sono i benefici che il paziente ne trarrà. Quindi, per esempio, tornando al paziente che deve eseguire l'angiotac, gli spieghiamo. Potrebbe esserci un coagulo che ostruisce un vaso importante nei tuoi polmoni. Dobbiamo scoprire dov'è e se ha provocato qualche danno, che poi noi possiamo riparare. Però, senza avere un accesso venoso, quello che possiamo vedere è più o meno questo. Però vedi che appena iniettiamo il mezzo di contrasto, ecco qui. Per questo dobbiamo incanulare. Poi, magari il paziente ha domande, se noi rispondiamo a queste domande, lo informiamo, lui si sentirà più sicuro, ma anche noi, a quel punto possiamo raccogliere il consenso informato per iniziare la procedura, anziché recitarlo come una pappardella perché è la millesima volta che ripetiamo sempre le stesse parole. Se il paziente è agofobico, e questo di solito deriva da traumi pregressi, dobbiamo assicurarci di avere del tempo. Dedichiamo massima attenzione a tutte le fasi di preparazione alla procedura. Magari teniamo nascosto il materiale fino all'ultimo, e sto parlando ovviamente dei CVP. Potremmo utilizzare anche anestetici locali se sono immediatamente reperibili, tipo, insomma, parlo di lidocaina topica. Il paziente potrebbe essere iperteso, tachicardico, potrebbe avere sudorazione accentuata e quando vede l'ago potrebbe diventare bradicardico. Controlla sempre se è in una buona posizione in caso di svenimento. Anche perché quei pazienti a cui sono abituato adesso, se loro cadono, sì, io posso provare a prenderli, ma cadiamo in due. Attua la respirazione controllata diaframmatica. Inspira, trattieni per 3 secondi, espira lentamente. Importante inspirare gonfiando la pancia. Se il paziente si fida di te, quindi se gli hai dedicato del tempo, se gli hai spiegato bene le procedure, se hai dimostrato simulato sicurezza, copierà il tuo pattern di respiro. Allora siete in due ad essere tranquilli. Sicuramente assicurati che il paziente sia comodo, che gli arti siano caldi, perché se fa freddo, è dura, Un altro trucco. Questo è un braccio anatomico, anche se fa un po' freddo, cioè sembra una cartina di una regione fluviale. Ci sono pochi pazienti che hanno le vene così in vista, soprattutto se fa freddo, se hanno la pressione bassa, se hanno bevuto poco, se hanno un po' di ciccetta. Ecco, in questi pazienti le vene non si vedono, però si sentono. E sai chi è che sa quali sono o qual è la vena migliore per il singolo paziente? Il paziente stesso. Chiediglielo. Di solito lo sanno. Allora, qual è il tuo braccio fortunato? Questo è quello che dico sempre. E adesso iniziamo. Le prime volte che eseguiamo la procedura ci sarà utile ripassare mentalmente tutti i materiali e anche le azioni da eseguire. Se noi lo facciamo ad alta voce, perché comunque dobbiamo farlo mentalmente, possiamo farlo ad alta voce, ecco, serviamo un duplice scopo. Ci assicuriamo di avere tutto il materiale e mettiamo il paziente in controllo della situazione. Gran parte dell'ansia deriva dal non sapere, non capire, trovarsi in queste situazioni per la maggior parte delle persone nuove che non si sa come comportarsi, cosa aspettarsi, no? Se noi anticipiamo, li mettiamo in controllo.